Allora, noi siamo i ragazzi del Book Blog e vorremmo intervistarla per fare alcune domande. Le volevamo chiedere intanto, lei pensa che siano i bambini quelli che riescono a fare il bene nel modo più puro? Beh, bisogna educare, i bambini hanno del essere il seme del bene. Ma i bambini hanno dovuto essere il seme del bene, ma naturalmente bisogna sostenerli in questo sentimento, in questo movimento, con degli esempi e con una cultura del bene. E quindi, secondo lei, per quanto riguarda gli adulti, diventa una questione di volontà? Certamente uno deve scegliere di voler fare delle cose positive, delle cose costruttive invece che distruttive. Una domanda un po' diversa. Se ora potesse cambiare qualcosa del suo libro Va dove ti porta il cuore, che cosa cambierebbe alla luce di questi 20 anni che sono passati? Ma non cambierei niente, piuttosto metterei delle parti che ho tolto. Questo non me l'aspettavo. Per quanto riguarda questo salone, si sente la figura più adatta per essere la madrina di un salone dedicato al bene come scelta? Ma penso di sì, perché io in tutti questi 25 anni che pubblico libri ho sempre caparbiamente, testardamente continuato con i miei libri attraverso i percorsi che attraversano il male. Naturalmente che i miei libri sono pieni di morti e di disgrazie terribili, ma ho affrontato un discorso di ricerca del bene. Ho avuto molti attacchi per questo, molta emarginazione, ma non ho mai cambiato idea, naturalmente. Non si può cambiare idea sul bene. E quindi non si è, alla fine non si è mai sentita veramente prigioniera del successo che ha avuto con il libro, perché per certi versi comunque. Beh, il successo è sempre una cosa molto grave, nel senso che ti può rovinare la vita. Io per fortuna sono una persona estremamente libera e me ne sono sempre, posso dire, fregata del successo. Dunque ho potuto fare la mia vita di sempre, io ho ancora i miei amici di prima del successo e una vita da persona normale. Diciamo, tra il personaggio e la persona ho scelto di essere sempre una persona. Bene, e ora le vorrei fare una domanda un po' particolare. Le volevo chiedere se c'è un libro che ha comprato magari al Salone del Libro gli anni passati oppure semplicemente un giorno che ne sentiva il bisogno e poi però non ha mai letto perché ha cambiato idea e ha deciso che non era più adatto. Sinceramente non me lo ricordo, però ogni anno io vengo presente, sono da quasi tutte le edizioni, per me è una festa venire al Salone perché compro tanti libri, è una festa come lettrice, non come autrice voglio dire, e vedo tante piccole case editrici che altrimenti non vedrei perché io abito in provincia, non ci sono librerie rifornite e dunque torno sempre con delle valigie stracariche di libri, e, anzi è sempre un problema il peso, però non mi ricordo di non aver letto un libro, mi ricordo le moltitudini comprate, ma non mi ricordo un libro che ho lasciato, insomma, abbandonato, no? Grazie. E un'ultima domanda. Noi veniamo dal liceo Ariosto di Ferrara e, sì, e facciamo un progetto molto particolare che si chiama Galeotto Full Libro, in cui intervistiamo degli scrittori che portano un loro libro, una loro opera e in più scelgono un libro Galeotto che gli ha fatto desiderare di scrivere. Le piacerebbe fare parte di questo progetto per l'anno prossimo? Guarda, io non partecipo più quasi a niente per un semplice fatto che io ho un'azienda agricola e devo seguire tutti i lavori e sono molto impegnata in questo campo e dunque ho limitato a pochissime occasioni, però mi trovo sia un progetto molto bello. E se ti devo dire, vuoi sapere il libro che mi ha proprio aperto l'idea che scrivere una cosa bellissima, te lo posso dire. Allora, ho avuto insomma l'età vostra, le superiori quando l'ho letto, ed era l'autobiografia di Neruda, si è confesso che ho vissuto. Quando ho letto le prime pagine ho detto, ma questo da scrivere deve essere una cosa meravigliosa. Porteremo come testimonianza allora la sua. Grazie mille, è stata molto gentile e molto disponibile. Arrivederci.